Ben ritrovati, un Siamo qua. nuovo appuntamento, Clara Vercelli. Vladimiro Tellini, buonasera. Il nostro full optional automobilisti in diretta. Voi che automobilisti siete? Perché noi abbiamo sempre questa nostra curiosità, questo, insomma, questo andare ad indagare. Eravamo insieme, sapete che Motori TV è stata grande protagonista come tutti gli anni all'ultima edizione di Automoto Retro, e quando ci incontravano anche le... noi dovevamo fare le interviste, ma molti ci hanno detto: che automobilista esatto. sei? L'hanno chiesto a noi, no? Però abbiamo risposto, certo. Abbiamo risposto, noi siamo sempre attenti, lei è lenta, insomma... Mi aspettavo. No, vabbè, ma era solamente per lei ricordarlo. Piano, ci ecco. mette una vita a... Se incontro i ciclisti... non diciamo assolutamente nulla. Quando invece le capita di incontrare i monopattini, perché adesso vanno tanto di moda, insomma, lasciamo perdere, no, che è meglio. Perché mi erano... No, l'hai posteggiato lì. L'hai abbandonato. In maniera disordinata. L'hai abbandonato. Esatto, in maniera esatto. disordinata. Vabbè, una dai. Puntata anche questa ricca che sì, vivremo insieme. Sì, ricchissima, con due ospiti in studio anche esatto, in questa puntata. Esatto. Li presentiamo? Andiamo subito. A conoscerli insieme. Anche perché io ho avuto la possibilità sì. di conoscerli, anche perché loro erano lì pronti con il YouTuber, video, raccontandosi, veramente in modo particolare. Questo è successo qualche giorno fa. Qualche giorno in fa, radio, esatto. Esatto, allora alla nostra destra abbiamo Emilio Ciraudo, che è meglio conosciuto come Emi Bike, vero? Sì, esatto. Ci confermi, lui intanto... è uno YouTuber. Grazie sì. per essere qui. Grazie a voi per avermi ospitato, buonasera a tutti. Mi chiamo Emilio Ciraudo e sono uno YouTuber e un pilota. È un pilota. Nonché un infatti, appassionato di motori, insomma. Sei nel posto giusto, questa è la trasmissione giusta, non per niente sei qui. Vicino ad Emilio Ciraudo c'è Salvatore Enzo Fichera, lui è un pilota di go-kart, è meglio conosciuto in questo mondo, in questo ambiente, come Sasà 619, perché è proprio il numero con il quale lui corre. E ci raccontava prima di andare in onda che addirittura per garantirsi questo numero ti devi... si paga una quota all'inizio dell'anno per prenotartelo, sì, esatto, quello esatto. è mio, voglio correre con quello. Con quello, grazie anche a te per essere qui, grazie, tanto complimenti, perché l'ultimo titolo che Sasà 619 ha conquistato nel 2019 è quello relativo al campionato circuito motorsport, organizzato dalla Kart Sport Circuit, sì. Complimenti, grazie mille, fra i tanti è l'ultimo, sì, questo qui è l'ultimo dopo uno stop più o meno di quasi 10 anni. Ho fatto uno stop fermo di 10 anni perché un po' di problemi familiari, un po' la vita ci propone delle scelte da fare, però la passione è nel sangue, quindi non... E quindi c'è stato il ritorno. Sì, c'è stato il ritorno con grandi, diciamo, risultati positivissimi. Ti stai preparando adesso per un nuovo campionato, una sì, nuova per il gara. 2020. Per il 2020. Qual è la prima di quest'anno? Allora, la prima è il 1 marzo. Ah, è proprio, insomma, voglio dire, manca poco. Sì, pochissimo. Infatti questo weekend lui era a Torino e io ero a fare dei test per iniziare a vedere il nuovo telaio, il nuovo motore, insomma, per fare delle calibrazioni che serviranno del go-kart. Del go-kart. Ecco. 125 tag, categoria 125 tag. Quando è nata la passione del go-kart? Allora, 2001. Dobbiamo andare indietro di quasi 19 anni. Giusto a caso 19. Per rimanere, giusto, no? Quel 19. Comunque, è un numero, cioè, che è proprio presente nella sua vita, presente, in maniera sì. È molto, determinante. Molto presente. 2001, niente, mi trovavo per caso a provare un kart a noleggio, un signore mi ha notato, mi ha detto: vuoi provare un kart da competizione due tempi? E ho detto: va bene, proviamolo. Ho fatto la prova a Castelletto Ticino, sì, alla pista, e sono andato discretamente. Allora da lì mio padre ha detto: adesso prendiamo il kart e iniziamo a correre. Ah, ma questo grazie a papà? Sì, mio padre correva con le macchine negli anni indietro. T'hai visto lungo, papà? Sì. Allora sei un figlio d'arte. Sì, diciamo di sì. Mio padre ha corso tantissimo con le macchine negli anni 70-80. Dai. È arrivato anche terzo al campionato Alfa Romeo Italia a Monza. Insomma, sì, diciamo che
c'è il pane motori anche tu, sei cresciuto così, insomma. Mi ha trasmesso questa passione fin da piccolo, perché lui, quando ero piccolo, io lo seguivo alle gare, io mi ricordo c'ho dei flash in mente quando avevo 3-4 anni, sì? Che lui correva con un 128 sponsorizzato, diciamo, dalle sigarette, che adesso non si sponsorizza più. Bellissimo, bianco e arancione, tutto preparato, gruppo A, stupendo. Ma intanto noi chiediamo alla nostra regia, Franco, Alessandro, ci sono delle immagini che riguardano Sasà 619, diciamo, mi piace, ormai ti chiamo così, Sasà 619, no? Okay. Mi piace anche questo suono. Perfetto. E se vogliamo vederle anche insieme, mentre tu ci racconti come è nata appunto la passione, adesso abbiamo capito che papà è stato determinante, perché sì, ha subito visto che avresti potuto dare di più rispetto a quella prova che tu hai fatto con un go-kart da gara, insomma. Sì, perché le differenze sono notevoli. Moltissime, sono tantissime, tecniche di motore, assetti vari, tutto, sono tante piccolezze che bisogna mettere a punto negli anni. Non è un diciamo, settore che sali pronto via, devi affinare, diciamo, la tecnica. Mm-hmm. Questo sono io, infatti. Ecco, sei tu che stai... La finalissima a Castelletto di Branduzzo. Insomma, te la stavi preparando per conoscerla bene, insomma. Io con mio padre abbiamo sempre corso come privati, sì, mai come sotto... Tempo non clemente, in questo caso. Il sabato un tempo bellissimo, la domenica invece è iniziata a piovere alle 4:35 di mattina, perché ho sentito che ero in albergo, ho sentito tin tin, ho detto no, oggi piove. Perché cambia tutto anche in questo senso, vero? Correre col bagnato, con il kart, è come camminare con le saponette dentro una vasca. Ecco. Quindi sensibilità moltiplicata per 1000. Step molto più corti. Un po' come ora vedendo, questo invece faceva parte sempre di quel campionato. Quindi un campionato, come dire, che vede l'utilizzo dei go-kart, ma anche delle due ruote. Sì, fanno categoria kart e categorie scooter, pit bike, che infatti quest'anno, visto la numerosa frequenza di piloti, diciamo che hanno fatto una suddivisione di campionati. Ci sarà il campionato due ruote e il campionato quattro ruote. Ah, ecco. Ma non è rischioso in quell'occasione? Rischiosissimo. Rischiosissimo. Due bandiere rosse ci sono state, tra cui i due piloti sono fatti anche male. Aia. Ma è rischioso sempre, comunque, o proprio il tipo, cioè la pioggia... È rischioso sempre, sì, perché andiamo sui 120 all'ora a 2 centimetri da terra, infatti, senza cinture, senza niente. Terra. Sembra di stare su quei, vi ricordate le vecchie lucidatrici, no? Sembra di essere lì sopra, no? Sembra, diciamo, che tanti dischi di quelle vecchie lucidatrici. Eccovi tornando qua, alla domanda di prima, come è nata questa passione. Dicevo, nel 2001 ho provato questo kart, mio padre ha detto compriamo il kart. Abbiamo comprato un kart della Birel 125 Easy Kart, all'epoca era una monomarca, tuttora fanno il campionato internazionale monomarca, ed era, diciamo, quello più alla portata economicamente, che poi si è visto che non era proprio alla portata, però diciamo che è un economicamente ognuno poi ha un metro di misura diverso, sì, no? Giusto per capire cosa vuol dire economicamente possiamo fare un budget, possiamo dire le cifre? Certo. Sentiamo. 500 euro / 1000 euro a gara. Ah, ok. Addirittura? Sì. Ah, caspita. Quindi era abbastanza costoso. E nel 2002 la mia prima gara è stato giugno del 2002, il 16 giugno. E, prima gara proprio in assoluto. Il kart l'avevamo comprato 2 settimane prima, quindi avevo fatto solamente del rodaggio a Lonato, alla pista Salgarda. E praticamente è stato un evolversi di situazioni un po' particolari. In quella gara c'era presente Yuri Keki, famosissimo, sì, Yuri Keki, certo. Max Gazzè, il cantante, sì, certo. E Guarnieri, il fratello di Elena Guarnieri, la regista di Studio Aperto, che usciva dal campionato che aveva appena vinto. Quindi io ero, diciamo, quello che ha rotto le uova nel paniere, perché mi sono classificato quinto nelle crono e poi alla fine siamo arrivati a photo finish con Guarnieri per 7 millesimi. Infatti sono stati pubblicati su Autosprint, sulla Gazzetta, insomma ci sono stati dei vari articoli e tutti mi hanno fatto i complimenti, perché io sinceramente era la prima volta che salivo sul kart ed è stata la gara più noiosa della mia vita. Perché noiosa? Perché essendo che, così ti spiego, essendo che è stata la prima gara, sì, alla partenza io sono partito sesto.
alla prima curva ci sono stati un po' di contatti e sinceramente non sapevo dove ero, perché era la prima gara in assoluto, quindi avevo un'esperienza. Spiega per chi non conosce cosa sono i contatti. Allora, i contatti significa che alla partenza, alla prima curva, siamo 20-30 persone che vogliono arrivare in testa, uscire davanti alla prima curva. Diciamo che è impossibile. Quindi io mi sono trovato in una situazione dove mi hanno toccato a sinistra, mi hanno toccato a destra, delle sportellate con le pance dei go-kart, e mi sono trovato praticamente in una situazione che non mi ricordavo più la mia posizione. Mio padre dal muretto, quando passavo davanti al rettilineo, mi diceva vai vai, e io andavo, ma urlava sa, no, all'epoca no, sa è uscito dopo, però è uscito dopo. All'epoca mio padre mi urlava dietro, Salvatore Renzo, già arrivato chissà dove, dacci dentro. Io andavo, morale della favola, finiamo la gara, io ero arrabbiato perché non sapevo dove ero, non sapevo cosa stavo facendo. So che gli ultimi tre giri con Guarnieri ce ne siamo andati di santa ragione. Di santa ragione significa entravo, chiudeva, salito sopra la ruota, ho piegato la pancia, siamo usciti fuori strada, siamo rientrati in pista, insomma c'è stata una bagarre che non finiva più. Morale della favola, abbiamo finito così e io non sapevo la mia posizione. Sono arrivato al traguardo, tutti. Quindi siete arrivati insieme? Siamo arrivati così, insieme. Proprio così. Okay. 7 millesimi di differenza, pochissimo. In quella gara dovevano essere 28 giri, per motivi di tempo ne hanno fatti 24. Se avessero dovuto fare 28 giri, io vincevo la mia prima gara, campionato italiano. E cosa ti dà questa sicurezza? Spiegacela. Perché la curva dopo era a destra e io sono passato al traguardo che avevo tre quarti di go-kart più avanti di lui. Quindi la traiettoria, la mia, era quella interna e in automatico favorita. In uscita della prima curva io ero davanti e quindi avrei vinto. Questa cosa ti ha fatto arrabbiare ancora di più? Sì, quando ho scoperto che ero secondo, sì, ho detto, porca miseria, cioè, sono rimasto un po' così. Quella lì è stata la mia prima gara. Si racconta con grande orgoglio e hai questa luce negli occhi, molto bella. Quando ci andrà a raccontare l'ultima e la vittoria, insomma, chissà com'è. L'ultima del 2019 è stata molto travagliata. Perché quanto dura una gara? Allora, più o meno. Dipende dalle tempistiche, dai piloti iscritti. Mm-hmm. Il range di gara viaggia dai 12 ai 16 giri. Sì. Un giro lo fai in media in un minuto o meno di un minuto. Castelletto di Branduzzo è una pista molto lunga, quindi riesci a fare 1:10, 1:20 un giro. Le piste normali di categoria... Un giro quanti chilometri sono? Dipende, 1,1 km, 1,2 km, sono piccole le piste, però è tutto molto velocizzato, cioè non hai il tempo di reagire, non hai tutto, sembra una frazione di secondo dopo l'altra. Traiettoria di curva, frenata, staccata, sorpasso, calcolare tutto, la traiettoria che perdi aderenza, devi farlo ritenere, sono tante cose messe assieme. Uno dice guidare carte è facile. Ma questa passione nasce per la velocità, la corsa, da cosa nasce questa passione? Nasce, io penso che me l'ha trasmessa mio padre. Sì, però questo andare veloce, questo... Il controllo del mezzo quello che guidi, diciamo. Sì. Avere il controllo di un mezzo che può essere macchina, go-kart, formula, qualsiasi io cosa. Io come dire sono più forte di te, più capace... Ti so gestire, ti so controllare e devo raggiungere un obiettivo. Devi raggiungere il limite. Raggiungendo il limite del mezzo riesci ad avere dei risultati impeccabili. Mm. Il mio vantaggio, dico il mio vantaggio perché parlando anche con altri piloti professionisti, quando mi vedono salire su un mezzo mi dicono ma come fai a raggiungere il limite subito e poi raffinarlo? Io ho uno step che qualsiasi mezzo ho provato, dopo 4-5 giri, bam, subito faccio il tempo, diciamo il best. Mm-hmm. E poi da lì affino la guida poi per migliorare. Sì, gestisco la gara e te la... Ok. Bravissimo. Okay. Diciamo che funziona così. Ok, perfetto. C'è quindi anche tutto questo... Sì, abbiamo provato l'ultima volta con lui, con Amy Bike. Siamo andati a provare a Castelletto di Circuito le Legend Car, sì, che è una macchina bella, piccola, motore Yamaha, tubolare, con la carrozzeria anni 30-40, bello, tutto bombato, infatti stiamo vedendo il video, questa qui, la prima volta che sono salito su questa macchina, questa è mia bike, la prima volta che sono salito in questa macchina ho avuto dei riferimenti con dei piloti che anche loro era la prima volta che la provavano, con dei piloti affermati, diciamo che ho fatto un tempo
non irrisorio, diciamo. La macchina devi conoscerla oppure ci sali la prima volta? E no, e ci salgo e così, è un feeling che assumo subito. Senti, tuo papà continua a seguirti quando... Sempre, sempre. 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 E quindi un po' una sorta di coach, se vogliamo. Sì, la mascotte. Il team interno. La mascotte è bellissima. Da coach a mascotte c'è una differenza. Esatto. Nel senso che, ma lui ti dà anche poi dei suggerimenti, sì, ti dice, tantissimo. Guarda, secondo me è sbagliato, devi prendere la curva in quel modo, devi fare... Lui è molto tecnico. Sì? Sì. Lui ha corso tanti anni. Sì, sì. Nel 2003-2004 il campionato l'abbiamo fatto assieme. Lui si faceva qualche giro e poi usciva. Giusto per... È una bella condivisione anche di una grande passione, no? Tra padre e figlio. Bellissimo. Mamma cosa dice? Mamma, poverina, ci ha sempre seguito a discapito nostro, sempre. Partivamo alle 3 di notte, alle 4 di mattina, alle 2 di notte, lavoravamo tutto il giorno. A discapito suo, poverina, perché gli devo alzare presto e semmai prepararmi anche. Da mangiare, preparare i vestiti e tutto quanto, faceva tutto lei, sì, sì, infatti. Grande donna. E invece voi come vi siete conosciuti? E mi va che sa. Così, dal nulla. Sono andata una pista? No, no, a un raduno. Ad un raduno. Spiegalo tu. Allora, è successo precisamente a Rozzano, in occasione del... in milanese. Sì, esatto, in occasione del Corsico Car Meeting, un raduno che all'epoca si teneva tutti i martedì sera. E praticamente io ero lì per fare uno dei miei soliti video in cui mostravo il contenuto, mostravo le auto che partecipavano, la bellezza di questo raduno, e lì praticamente mi ritrovo Sasà che mi guardava, mi gironzolava intorno, sai, se vuoi vedere la mia macchina, all'epoca era venuto con l'altra macchina, ha una MR2 che è spettacolare, mi è piaciuta a primo impatto, ho detto sì, andiamo a vederla da vicino, studiamola da lì, e scoccata la scintilla. È stato un po' un feeling immediato. Con lui c'è gente che addirittura pensa che ci conosciamo da anni, invece da pochissimo. Quanto? Da luglio 2019. Insomma, pochissimi mesi. La gente pensa che siamo amici da 20 anni perché abbiamo un feeling che, secondo me, non si vede da nessuna parte, neanche in coppie che hanno magari un'amicizia che lega da 10 anni. È stata una... come si dice? Amore a prima vista. Esatto, si può definire amore a prima vista. Bello, bello, però bello così. Stessa così. Passione, stessi riferimenti, stessa voglia di raggiungere gli obiettivi. Abbiamo tante cose in comune e poi siamo un po' come i poli delle calamite. Gli opposti si attraggono. Ecco. E anche l'amicizia è così. Invece tu come sei entrato in questo mondo dei motori? Cioè come nasce il tuo percorso all'interno di questo mondo? Questa è una bella domanda, bisogna andare indietro di 30 anni. Sì, infatti mio padre... Eri un bambino. Sì, molto bambino. Mio padre lavorava nella Peugeot Atelier, era capo reparto nel settore tecnico della robotica, aveva un ruolo molto importante, e poi... quando ero ancora abbastanza piccolo, diciamo, è venuto a mancare, ma mi ha lasciato, oltre a un vuoto, mi ha lasciato un qualcosa che, come posso dire, come se si dovesse sbocciare da un momento all'altro. Da lì mi ricordo il tutto. È iniziato praticamente quando stavo nella scuola dell'infanzia primaria. C'era questo compagnetto di scuola piccolino che portò il modellino di una motocicletta che si caricava a molla, poi la lasciavi andare e lei andava. Quell'immagine mi ha fulminato, mi ha cambiato la vita per sempre. Dissi io, sì, via, proprio è stato boom, un tappo di champagne che è saltato in aria. Bellissimo. Dissi io voglio fare questo. Non è stato facile perché comunque il trauma per la perdita di mio padre ha segnato un po' anche a mia madre, che non volendo insomma che la cosa degenerasse a lungo termine, diciamo che è stato il primo ostacolo che ho dovuto superare, ma la passione era tanta. Un momento travagliato, ovviamente, certo. Da questa assolutamente. Perdita sì, importantissima. Sì, assolutamente, come biasimarla. Pian pianino, certo, pian pianino hai trovato. Assolutamente sì, pian pianino sono riuscito a trovare un compromesso tra gli ostacoli e la passione. Così è sbocciata e mi sono cimentato in quello che è il mondo delle due ruote, che è stato poi il mio primo mondo. Io ho l'animo del motociclista, dentro ho due ruote. Poi la passione si estende a tutti i motori, certo. Alla voglia di scoprire la bellezza delle quattro ruote, delle formula, delle auto che applicano un'aerodinamica in più o comunque un assetto un po' più da off-road, diciamo così. Mm-hmm.
Allora, guarda, vi chiediamo di fare una piccola pausa perché avete veramente tanto da raccontare, quindi, noi andiamo adesso a trovare telefonicamente, esatto, in collegamento telefonico, ci colleghiamo con degli amici. Abbiamo in linea ben tre ospiti che sono Tiziana Salvetto, Giovanni Grisolia e Luca Nardi. Loro sono del Fiat 500 Club Italia di Savona. Ci parleranno di un evento molto molto carino che riguarda le 500 e San Valentino. Però noi vogliamo conoscere anche proprio il loro club, l'amore per la 500. E quindi ci siete tutti? Tiziana, Giovanni, Luca, vero? Vi siete ritrovati tutti insieme? Siamo in collegamento? Aspettate che non li sentiamo in studio. Noi non li sentiamo in studio, ma io sono sicura che loro ci sono. Ma tutti e tre insieme? Sono tutti e tre Ma si insieme. Stanno passando il telefono, si passeranno il telefono l'uno con l'altro? Chiediamo alla nostra... Sono curioso, anche perché li vediamo nell'immagine, esatto, in questo istante. Esatto, noi intanto vediamo... Ecco. Pronto? Sì, pronto. Eccoci. Eccoci, Tiziana, ci siamo, buona serata. Tu sei Giovanni o... Sì, anche a voi. Ciao. Tu sei Giovanni, perfetto, c'è anche Tiziana e c'è anche Luca. Ragazzi, ben arrivati a tutti, come state? Bene? Sì, per fortuna, siamo in grande forma. Perfetto. E siete tutti di Savona? Esatto. Sì. Perfetto, com'è lì la temperatura? Buona? Oggi è giornata splendida, un po' di vento, ma il sole... Va bene, vi invidiamo un pochino perché avete il mare, perché anche noi qua siamo a Torino e la temperatura oggi è stata di nuovo veramente molto molto mite, no? Veramente una giornata bella. Allora, Fiat 500 Club Italia di Savona, che ci racconta dei tre la storia di questa sezione di Savona, della mitica 500? Sì, allora direi che possiamo partire un pelo più lontano dal 1984, ma facciamo veloce. Nell'84 è nato il Fiat 500 Club Italia a Garlanda e ad oggi siamo 21.000 soci nel mondo. Nel 2000 il club si è federato con l'ASI, è il club di modello più grande del mondo, siamo addirittura nei Guinness dei primati. Abbiamo oltre 200 coordinamenti in Italia e 20 all'estero e tutti questi coordinamenti organizzano eventi e raduni come abbiamo fatto noi e continuerà poi a fare Gianni che ho qui appena. Bene. Allora eravamo arrivati alla nascita del coordinamento di Savona del 2011, non so se prima eravate riusciti a capire qualcosa di quello che ho detto. Sì. Che meraviglia. Vi passo Tiziana, mia moglie. Allora tu non sei Giovanni, tu sei Luca. Io sono Luca. Luca, allora abbiamo parlato con Luca fino adesso, non con Giovanni, cancelliamo Giovanni per adesso, ma Giovanni c'è. Te lo passo adesso. Giovanni. Che bella Giovanni. Questa condivisione, è no? Vero, anche. Evviva! Fatto Giovanni che è nuovo fiduciario di Savona. Benissimo. Ah, perfetto. Intanto io ne approfitto per ricordare una cosa: in Liguria Motori TV Full Optional ci potete guardare sul canale 93. Ecco, così almeno siamo lo ricordiamo. Sul canale 93. Allora, Giovanni Grisolia. Eccomi, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, ciao Giovanni. Sì. Allora, iniziamo a raccontare come è nato il nostro coordinamento di Savona. Noi siamo un gruppo di 500isti. Sì. Ci siamo chiamati nel 2011 il gruppo Savona senza striscia, che vuol dire senza testa, cioè noi andiamo con calma come sono le macchine che a una media di 100 km/h noi andiamo non in discesa, noi andiamo ai 50 km/h, ecco. E è nato nel 2011 questo gruppo animato da questi 500. Abbiamo fatto il primo evento a Savona con 180 equipaggi, un pochettino di più, ecco, e sempre nel 2011 abbiamo invaso Savona con le 500. Oltre al raduno tradizionale che si fa con tutte queste macchine, si è fatto anche il raduno dedicato ai bambini. Ah, e poi adesso il 16 febbraio faremo raduno di
San Valentino, però questo raduno ve lo spiegherà la Tiziana Salvetto. Okay? Allora, intanto noi vogliamo anche arrivare a presentare l'evento che si svolgerà a Spotorno il 16 di febbraio, San Valentino con il cinquino. Sì. Ecco qua, stiamo vedendo la locandina in questo istante. E la stiamo vedendo proprio, ecco, esatto, la locandina. Bene, bene, bene. Però io lascerei la parola alla Tiziana, così vi spiega lei il San Valentino, il concinquino. Sì, perché la parte femminile. Okay? Ecco, insomma. Buona serata a tutti. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie Giovanni. Insomma, siete stati tremendi, avete subito parlato voi invece di lasciar parlare Tiziana. Sì, però questo è il momento forse... È vero, Tiziana, anche voce così. Voce alle donne, sono in mezzo a due uomini a metà. Vai, Tiziana. Vai. No, ma faccio finta che sia un disastro, poi dopo. Allora, riservato alle coppie possibilmente innamorate, dice un sottotitolo della vostra locandina, che è bellissima per questo evento. Questa è la nona edizione, quindi insomma ha avuto successo, perché se avete continuato a riorganizzarlo, a riproporlo, evidentemente... Diciamo che questo raduno piace molto, perché noi lo facciamo riservato a poche macchine. Sì. È riservato alle coppie, perché è tutto organizzato a prima, quindi nella borsa che diamo al momento di ricezione il gadget a tema, poi ci addobbiamo al ristorante con cose fatte da noi, siamo bravissimi, noi siamo in gamba, quindi ci divertiamo, giochiamo, devi prenderla come un gioco, no? Siamo peggio dei bambini. E poi durante il pranzo facciamo dei giochi che servono anche per socializzare un po', far conoscere i vari 5 centisti, dove poi si creano amicizie veramente forti e particolari. E quindi niente, si gioca tanto, ci si diverte. E poi mangiate, certo che mangiano, e poi cucinano tutti a loro. No, a volte anche nei ristoranti, perché sennò guai, tutti ti dicono che vengono per divertirsi, ma se non mangiano, ragazzi, esatto, ma quello è normalissimo, Tiziana. Ma io ho visto delle 500 che erano versione discoteca in giro, insomma. Sì, noi facciamo parecchie serate, sono... Ma perché... Nelle feste vita. No, ma scusate, perché voi avete creato un gruppo di particolari cinquecentisti, 500 sì. Night Forever. Esatto. E così... Per la notte. Fever, anzi, sì. Scusa, Night Fever, che sono dotati di... Leggo perché sono rimasta... Dotati di vetture regolarmente circolanti, con impianti audio ad alta potenza. Bene. Interconnessi, poi vari effetti e giochi di luce, macchine del fumo, laser, videoproiettori, eccetera. Siete in grado di riprodurre musica a volume quasi da concerto ed effetti da discoteca, e quindi vi proponete anche per chi, cioè vi possono chiamare per delle feste. Sì, fantastico. Facciamo tantissimo. Con le 500. Il 7-8 marzo, ad esempio, per i Manoli. Serate, per la festa della donna. Vedi che cosa è bellissimo, anche perché cioè le macchine di giorno sono circolanti, non diresti mai che all'interno c'è tutta quella guaranda, c'è una discoteca portatile. Scusate, ma Tiziana, ma chi è nata questa idea, insomma, questo ma guarda, il genio dei figli è Luca, non è pronunciarmi, ma mio marito ha iniziato lì. Sì. E poi gli altri si sono uniti, ognuno con le proprie idee, quindi sono veramente belli. Sono da stiamo vedere, vedendo ragazzi, le immagini. Tiziana, le immagini non danno giustizia. Tiziana, stiamo vedendo delle immagini, appunto vediamo queste in notturna, queste 500, mille luci, colori, non sentiamo la musica perché ascoltiamo voi con un po' di fatica, perché la linea è veramente un po' disturbata e quindi vi sentiamo a fatica. Allora, guarda, è veramente molto molto molto. Ascolta, abbiamo visto anche appunto tra le immagini che ci avete mandato, anche molti, insomma, ci sono i vostri cagnolini? Sì,
Sì, quello lì con la pettolina verde è il mio leone. Ah, ecco un leone, abbiamo visto, bellissimo cagnolino con la bandana. Fantastico. Sono le mascotte, leone e Tobia sono le nostre mascotte. Quindi ve li portate sempre dietro anche? Assolutamente sì. Fantastico, cioè, fantastico. Tanto lascio a casa il marito, ma il cane non può farlo. Quello che stiamo vedendo è leone? È leone. Okay. No, dico... Leone. È Leone, già solo sì. Il nome, uno dice è Leone, fa paura. Hai paura di Leone, poi con la pettorina fucsia, insomma. Allora, abbiamo percepito che siete veramente un gruppo, insomma, affiatato, sì, con questa grande passione per la 500. Quante ne avete? Ce lo potete dire? Cinque, 4, 3. Però. Ma nessuno di noi è fermo a due. Ecco. Allora, Tiziana, torniamo un attimo all'evento, ricordiamolo, tanto tornerete a trovarci. Noi intanto vi invitiamo anche qui a Torino negli studi di Motori TV, ma potrete tornare anche in collegamento quando organizzerete anche altri eventi. Parliamo, facciamo un attimo, ricordiamo l'appuntamento di San Valentino con il Cinquino che si svolgerà a Spotorno domenica 16 febbraio. Per partenza Piazza della Vittoria al mattino. Vi incontrate al mattino. Esatto. Poi coppie ovviamente, possibilmente innamorate, non andateci se avete litigato il giorno troppo. Prima, perché non è il caso. Prenotazione obbligatoria, giusto? Sì. Niente, quindi stanno facendo i gesti di dire che ora uno si usa 40 macchine, io l'avevo già detto. Basta. Bene, però lo ricordiamo, lo ricordiamo. Noi ragazzi vi ringraziamo per essere stati con noi in collegamento, Tiziana Salvetto, Giovanni Grisolia e Luca Nardi del Fiat 500 Club Italia, la sezione di Savona. Grazie per essere stati con noi e complimenti. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie mille, buona serata. Ciao, grazie mille ragazzi, grazie. Però potremmo andarli a trovare, noi siamo spesso, insomma, siamo spesso in Liguria e quindi potremmo andare a trovare gli amici cinquecentisti. Esatto. C'è la pausa pubblicitaria. Dobbiamo andare in pausa grazie, tra poco. Scusate per il ritardo. Si torna insieme, rimanete con noi in Full Optional Automobilisti in diretta. Sava sempre. Torniamo insieme in Full Optional Automobilisti in diretta con i nostri ospiti. Esatto, che abbiamo fatto riposare durante il collegamento con gli amici del Fiat 500 Club Italia di Savona. Ricordiamo, alla nostra destra c'è Emilio Ciraudo, meglio conosciuto come Emi Bike, lui è anche uno youtuber. Esatto. E subito dopo c'è Sasa 619, Salvatorenzo Fichera, che è un pilota di go-kart. Sì, allora abbiamo ascoltato la storia di Sasà, come è nata la passione per il go-kart, quello che è l'ultimo successo, quello del 2019, lo ricordiamo, hai vinto il campionato circuito motorsport organizzato dalla Kart Sport Circuit. Esatto, e ti stai preparando per la gara del 1° di marzo. Sì. Dove? A Cremona, sì. Perfetto. Circuito di Cremona. Da motori da tutti noi. E adesso stavamo anche cercando di conoscere, raccogliendo, ecco. Esatto, la storia invece di Emilio, Emi Bike. Abbiamo capito com'è nata la sua passione. E poi, intanto sei anche appunto pilota, amante delle due ruote, ma aperto a tutto quello che è motore, insomma. Motori, sì, insomma. Intanto come nasce Emi Bike? Allora, Emi Bike nasce dalle iniziali del mio nome, Emi, sì? Poi Bike, però... Se si va a guardare bene il mio nickname, diciamo, online, sì, è scritto con la Y, non con la I. Quello perché è una storia un po' complicata, infatti quando siamo in gestazione nasciamo tutti con il cromosoma di X, che poi diventa Y e definisce quello che è difficile. Ma io pensavo fosse una cosa semplice. Non me lo spaventare. Ecco, pensavo fosse una cosa semplice, invece no. Invece è molto complicato. Il cromosoma di Y definisce la differenza tra maschi e femmine, infatti i maschietti abbiamo il cromosoma di Y. Ed è anche, simboleggia anche un po' il bivio che ad un certo punto ho incontrato nella mia vita. Sì. Hai incontrato un bivio? Ho incontrato un bivio nella mia vita, infatti ho unito
perché io comunque sono appassionato di motori e correvo con le moto principalmente. Sì. A livello amatoriale noleggiavo sempre le piste per andare ad allenarmi, mi divertivo un sacco, specialmente con gli amici. Quanti anni avevi quando hai iniziato? Ah, guarda, ho iniziato che avevo 10-11 anni, correvo con tutto quello che era possibile correre. Però era un disastro, mia madre se mi rimproverava, dove vai che ti fai male, io proprio... nessuna vivevo, paura no, nessuna... vivevo in modo molto selvaggio quella che era la mia passione e certo. La voglia di superare i limiti. Poi diciamo che per cercare di comunque vivere avevo bisogno anche di un lavoro, mi piaceva tanto l'informatica, mi trovavo bene e quindi mi occupavo prevalentemente di informatica. Uh-huh. Ad un certo punto il bivio, ho fatto quello che generalmente quasi nessuno farebbe mai, cioè unire le due cose. Quindi ho detto, se unissi la passione all'informatica, che cosa accadrebbe? E lì diciamo che si è aperto uno spiraglio. YouTube, che stava prendendo piede, circa 10 anni fa, sì. E poi c'erano i vari social, e ho detto, sì, dai, mescoliamo sì, il mio personaggio. Scusatemi, ma sei stato anche nel nostro stand di Motori TV. Assolutamente sì. E ti sei messo lì in comodo in poltrona. Sì, esatto. Sono stato nel vostro stand al Lingotto Fiere, certo. In occasione dell'Automotore Tro, che è stato un evento bellissimo, c'era veramente di tutto. E questo diciamo che mi ha dato modo di imprimere quello che vivo in prima persona e proporlo come terza persona, farlo vedere agli altri. Volevo divulgare questa passione a più persone possibili e YouTube me lo permetteva. Così mi sono inserito in quello che è il mondo dello YouTuber, diventando poi di fatto un influencer, e che adesso va tanto di moda. Certo. Insomma, ti piace questo riscontro? Sì, ma cosa ti chiedono? Insomma, quando uno inizia a diventare influencer, ha anche un rapporto con il pubblico. Cosa ti chiede? Guarda, in genere ci sono delle domande particolari sui motori, sulla tua passione? Sì, mi chiedono spesso come vive la vita quotidiana uno YouTuber. Infatti cerco di portare anche qui qualche weekly vlog, diciamo, che sarebbe il vlog del fine settimana, ovvero cosa fa una persona come me che quando non registra, quando non corre in pista. Diciamo che quando hai sottratto comunque del tempo alla passione proprio... Allora, all'inizio sì, in seguito no. Per non sottrarre del tempo alla passione che ho, perché comunque quando filmo tutto ciò che riguarda i motori, quindi la vivo filmandola, ho dovuto sottrarre del tempo a me stesso. Infatti è un lavoro. Tu vivi con la telecamera. Sì, esatto. Sì. Praticamente non... Tu sei un grande fratello vivente. Bravo. Tu sali in macchina, in moto, bravo. Insomma, riprendi tutto quello che fai. E anche qui, L'hai portata anche... Ah, ok. Esatto. Praticamente hai definito a non pieno... Non l'abbandona mai. È definito appieno il mio lavoro. Praticamente io sì, riprendo costantemente quello che faccio durante la giornata, i raduni a cui vado, raduni nei quali mi si sono presentati anche dei club. Questo... Ma lo fai per un tuo piacere personale oppure lo fai per gli altri, per far vedere cosa fai quotidianamente? Praticamente riesco a racchiudere il tutt'uno insieme, lo faccio per mostrare la bellezza di questo mondo, per spiegare nel dettaglio, siccome che comunque vivo il mondo dei motori in certo. prima persona. E cosa spieghi? Spiego nel dettaglio molti argomenti tecnici, come per esempio nel mio canale si può vedere un video dedicato all'aerodinamica, all'effetto suolo che non tutti conoscono, all'evoluzione, alla nascita e il proseguo del motore Wankel, che è uno dei motori più belli e prestazionali che c'è sul web. I trucchi soprattutto per quanto riguarda il pilota. Cosa fa un pilota nello specifico lo si vede da fuori è un conto, ma come vive personalmente un pilota è un altro. Cosa prova un pilota quando guida, che strategia adotta. Cosa ci puoi raccontare di ciò che stiamo vedendo adesso? Di quello che state vedendo adesso vi posso raccontare che si è aperto un mondo nel mondo. Praticamente quello che state vedendo è il primo test su una legend car. Sì. Un mezzo competitivo da pista... che tra l'altro corre il mondiale, che è il team che lo propone qui in Italia, ha vinto nel 2019, quindi si stanno facendo numeri pazzeschi a Castelletto di Branduzzo, si può trovare lì a noleggio, alla portata di tutti. Questo mi ha aperto un mondo perché abbiamo unito macchine e moto, tutte e due insieme, in quanto questa è una vettura che, come diceva prima Salvatore Enzo,
Non lo chiami Sasà. Tutti chiamiamolo Sasà, sì. Ogni no, tanto lo chiedo, insomma, perché amici, insomma... No, io di solito chiamo sempre Sasà, ma in questa occasione si cerca un po' di no, perché a noi piaceva proprio Sasà, però allora lo chiamiamo Sasà, se vuoi anche noi. Io l'avevo detto anche a lui che questo nome era bello e volevo chiamarlo sempre Sasà, ma lui mi dice, sai, in via formale magari mi chiami Salvatore. No, io lo voglio chiamare Sasà, chiamiamolo Sasà. Sono d'accordo con te, lo chiamiamo Sasà. Sì, sì, no, è giusto, è giusto. Allora provo. Beh, in questa occasione qua praticamente guidavo una vettura che ha lo stile di un'auto anni 30-40, ma che monta un motore di derivazione motociclistica. E poi un altro dettaglio importante, ha un peso leggerissimo, perché pesa circa sui 500 kg, tutta la macchina. Ha un motore che eroga ben 140 cavalli. Sì. Ed ha l'assale bloccato, in pratica slitta continuamente. Allora, tu qua stavi raccontando che cosa stavi facendo oppure guidavi e basta? No, qui guidavo, ma nel video tutto intero raccontavo le mie sensazioni di guida, che cosa si prova a guidare un'auto del genere, come funziona in linea di massima, nel tentativo di dare una prima infarinatura a chi non la conosce e dare tutte le specifiche per poterla andare a provare in C'è pista. C'è tanto interesse da parte del pubblico? Sì, tantissimo. Sì. Sono tutti affiatati, mi scrivono continuamente, guardano i miei video. Cosa continuano ti chiedono? A iscriversi. Ma mi chiedono quando sono agli eventi, qual è il prossimo evento, com'è stato quell'evento specifico, se è possibile tu andare a provare. Tu riesci comunque a rispondere a tutti? Oddio, io ci provo a rispondere a tutti, ma facile non è, perché sono veramente in tantissimi. Ma vivi di questo? Sì, praticamente sì, vivo di questo. Questo è il mio lavoro, è la mia passione. Questo è il tuo lavoro e passione. Sì, ho racchiuso tutto qui. Sei riuscito a... Dopo tanta fatica, sì. Sono riuscito ad unire il tutto. Non è stato facile, ma sì, ce l'ho fatta. Ma merito ed ecco soprattutto... questa Y iniziale. Sì, sì, esatto, sì, precisamente. Questo comunque ci tengo a dire che è stato possibile soprattutto alle persone che ho conosciuto mentre, diciamo, ho intrapreso questo bivio, questa strada che ha visto unita la passione al mio lavoro. Perché comunque nei vari raduni a cui ho partecipato ho conosciuto varie persone, vari club soprattutto, come ad esempio il club Ford Passion 2.0, rappresentato in modo particolare da persone che sono a me molto vicine, come Stefano Marangon, Roberto Delisi, Delisi e Mirko, Roberto e Macan. Roberto Macan, Mirko Delisi e Stefano Marron, che sono due persone che colgo l'occasione per salutare. Perché sono dei piloti? No, no, sono organizzatori di un club dedicato alla Ford Focus, che mi sostengono e mi seguono e sono fedelissimi, nonché partner ufficiali del canale Mi Bike dal 2019. Hanno realizzato qualcosa di veramente stupendo, perché hanno un club fatto da persone tutte squisite, ma ci tengono tanto a quello che fanno. Ti seguono dall'anno passato? Dall'anno scorso, sì. Infatti abbiamo fatto tanti raduni insieme, uno più bello dell'altro, in modo proprio esponenziale e evolutivo. A quanti raduni partecipi? Ma guarda, più di un centinaio sicuramente. Sì. Ah sì? Più di un centinaio. Normalmente sono sempre nel fine settimana. No, no, anche in settimana si svolgono dei raduni. Sì, anche in settimana si svolgono dei raduni dove ci sono di tutto, si passa dalle moto, dalle auto, da tematiche che differenziano anche un pochino dal mondo dei motori, ma che, ecco, questo è la bellezza di queste raduni, è questa, il mondo dei motori riesce ad unire tante categorie e tante persone. Cosa vuoi fare da grande? Perché forse pensi di aver raggiunto... Forse voglio proprio fare quello che sto facendo, pilota e lo youtuber. Hai raggiunto il tuo obiettivo, insomma. Sì, 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 ho raggiunto il mio obiettivo in quanto corro, posso portare la mia passione ad essere anche il mio lavoro, ho delle persone che mi circondano stupende, in particolar modo Sasà 619, che è praticamente il mio migliore amico, è nato un legame stupendo. E spero che sia così per sempre, perché è una persona eccezionale. Guarda, toglimi una curiosità. Tu hai detto, insomma, il pilota è lo youtuber, ma lo youtuber tu pensi di poterlo fare anche, insomma, più avanti con gli anni, oppure solamente un momento adesso? Insomma, i follower vanno tantissimo oggi, insomma. Sì. C'è allora, tutto questo momento di moda, ecco. Sì, sì, certo. Da grande vuoi continuare a fare lo youtuber? Più grande, dico sì, vabbè.
diciamo. Beh, non sappiamo quanti anni tu abbia. Al momento ne ho 35. 35 anni, bene. Insomma. Sei giovane, sei un sì, giovane uomo. Mi sento abbastanza giovane e dinamico, sì. Comunque no, finché tiene YouTube, finché tiene il web, cosa che personalmente io penso che in un modo o nell'altro cambierà, si trasformerà, subirà una sorta di mutamento il web, mm-hmm. però ci sarà sempre spazio per il videoludico, diciamo così, anche perché io sono dal parere che il web oggi sostituisce tantissimo per buona parte la TV, se vogliamo definirla così, anche perché è seguito tanto da un pubblico giovane, diciamo che dà spazio a quella fetta di pubblico che in altri aspetti non ti seguirebbe tanto. Ecco. Salvatore Renzo, ci sono donne che corrono con i go-kart? Sì, nella mia categoria tantissime, cioè nel senso nel mio campionato tante. Ce ne sono categorie 125 e 100 junior, sono ragazzine di 16-17 anni. Giovani? Così giovani? Sì, quindi... e sono anche brave, vanno anche forte. Diciamo che sono molto competitive ed è bello vedere anche il sesso opposto che... diciamo si destreggia in questo settore che è principalmente maschile. Sì, com'è. Beh, 16 anni maggior... però molto, sono piccole per sì, questo. Fanno la categoria 100 junior, che comprende tra i 13 e i 16-17. Ragazzi, una curiosità nostra di Full Optional, ma voi che automobilisti siete? Lasciate quando, perdere lasciate, il go-kart, esatto, insomma, quelli li metti le moto, via. Ma quando sei in macchina, tu siete che automobilista sei? Sa. Con... Calmo, non sono diciamo un kamikaze, li chiamo così, quelli che ti sorpassano a 200 all'ora in autostrada perché ci hanno fretta e poi si fermano al casello, stanno lì mezz'ora per la coda. Oppure normalmente sulle strade a un semaforo, no? Normale, corrono sì. E poi si fermano al semaforo. Io sono un ragazzo che ha lavorato 19 anni per un'azienda di trasporti, sì. Ho avuto due ditte di trasporti, quindi diciamo che il codice stradale lo conosco e bisogna sempre rispettarlo. Bravo. La sicurezza prima di tutto. Sono quelli che ti fanno arrabbiare, sì. Insomma, in strada. Fai conto che ho fatto 10 anni nel traffico di Milano. Sì. A fare consegne a gommisti a Milano. Sai che pellaccia mattina che mi è venuta. E no? Pomeriggio. Quindi diciamo che il traffico ci ho fatto i calli, si può dire esatto, calli? Sì. Certo. Assolutamente sì. Okay. Senti, invece che rapporto hai, e poi arriviamo a te, Emilio, che rapporto hai con la vettura, al di là no? di come okay. guidi, la tranquillità, ci tieni, deve essere sempre in ordine, pulita, sei un maniaco? Sì, abbastanza. Ah, ecco. Sono abbastanza maniaco, pulizia, tenuta, gomme, assistenza, tutta manutenzione. Tutto, vabbè, dal punto di vista, ok, ma all'interno dell'auto, per esempio, qualcuno pulita. Può mangiare un disco? Sì, anche a terra. No, aspetta, ma se io servissi con un pacchetto esatto. di patatine no, nella tua auto e iniziassi a mangiare le patatine e poi ti cadono e si sbriciano no. E poi ho la mano ancora tutta quanto un po' oliosa, mi appoggio da una parte all'altra. Allora, qualche che anno... faccia stai facendo? Che sì, ho fatto questa faccia perché qualche anno fa ti avrei detto no. Ah, sì? Sì, con l'età si matura e poi ti rendi conto che alla fine è una macchina, quindi se mangi un pacchetto di patatine dentro la macchina, ok. Poi tanto la pulisco il giorno dopo o la sera stessa. Ah, ma tu proprio così veloce sei sì. a pulire, mamma mia. Deve sono abbastanza maniaco della pulizia in macchina. Sì. E invece tu, Emilio? Allora, io per quanto riguarda la guida sono un automobilista più allegro. Io prediligo che i percorsi... Che bello allegro, suona bene, suona bene. Come io dire, prediligo... rispetto a Salvatore Renzo, no? Sì, no, come dicevo prima siamo il sole e la luna, i due opposti che si attraggono. Io sono... Per la guida allegra prediligo le strade di montagna, quindi marce corte con tante curve, mi devo impegnare quando guido. E soprattutto l'auto la vivo come una passione, non mi importa l'età, il tipo, il modello di auto, l'auto deve essere pulita, anche perché uno dei pochi passatempi che ho è proprio quello di andare all'autolavaggio self-service. Per me è sia pulire la macchina sia calmare. E ti metti, lui non stacca proprio. Scusami, no? Tu ti metti là la e te la lavi proprio. Io la passione. Sì, sì, esatto. Sono in tanti ad avere questa passione. Non è la mia, per questo potresti vedere la mia macchina che lasciamo no, stare. Ormai il nostro pubblico sa come è ancora noi, peggio. Che tipo di rapporto abbiamo noi. No, con non la stavo guardando prima. No, ma tu hai parlato adesso della strada di montagna, cioè, ma siccome tutti i giorni quando ci confrontiamo no, con il traffico cittadino non è che queste strade di montagna le abbiamo. Ah, beh, quindi certo. Torniamo a chiederti, in città
come ti comporti? Che automobilista sei? Allora, diciamo che fondamentalmente dipende dai casi. Se ho necessità di andare dal punto A al punto B, diciamo cioè che lui mantengo abbastanza calmo. Ma se ho un impegno, comincio a diventare un po' impaziente. Come diceva Salvatore Enzo, quelli che se mai... Slalom no, però comunque abbassa il finestrino e comincia a sbuffare. Perché quello davanti non si muove. E quindi comincia, e se mai suoni? Suonare è difficile, però mi faccio capire. Scusa, ma quando sei in come fai? Scusa, fammi capire. In genere mi faccio capire a Jesse. Sono il tipo di automobilista che abbassa il finestrino, tira fuori il gomito e poi con la mano gli dico: dai, però datti una mossa che tardi. Dai, datti una mossa che tardi. Sì, non l'ho mai. No, lui non suona. Ma ecco. Dai, super. Scusate, favore, ma quando siete in macchina insieme, ecco, quando guida Sasà, no, tu come piano, sei? No? Esatto, visto che lui va piano. Vladi e Clara, Clara e Vladi. No? Io vado tranquillo. Quindi cosa fai? Sì, lui va tranquillo, lui c'ha gli schizzi, va tranquillo finché gli conviene. Poi ogni tanto gli si chiude la vena e comincia a tirare, dico, ma che stai facendo? Ma tanto la strada è libera. Ho capito, ma siamo un'ora in anticipo. E lui è a momenti, è lunato. Sasà, volevi passare per quello bravo, tutto rispettoso delle poi regole. Scopriamo che anche insomma, tu, però, e poi la... cosa la no, spiegaci, perché inizialmente eri tutto quello che passava con le regole, io rispetto tutto, vado piano piano, perché tu non sai il traffico milanese. So bene, esatto, cosa vuol diciamo dire, che... ho l'esperienza. Ecco. Ogni tanto, diciamo, ogni tanto ti viene l'attimo d'ira, però è meglio sempre non l'ira. Farlo. L'ira. No, ma lo sappiamo che non va fatto. Si innervosisce. No, ragazzi, ma allora in questo allora studio, tranne io e Clara, che siamo quelli proprio... Non ti sta guardando bene. Allora ragazzi, siamo quasi in chiusura di questa puntata. Sappiamo, ricordiamo che adesso tu hai l'evento, la gara il primo di marzo, sì, a Cremona. Ci si allena? Sì. Ci si allena bisogna tanto. Allenarsi. Per raggiungere determinati obiettivi bisogna allenarsi. Io di costituzione sono abbastanza robusto, quindi sono già fuori peso, perché nelle categorie delle carte hai un peso minimo. Ecco. Pilota kart, io sono sempre superiore di 5-6 kg. Mm. È una ti metti a dieta? No, diciamo che è una penalità, però essendo che vado bene, sono abbastanza riesci abile, poi a compensare? Riesco un po' a compensare, perfetto, con lo stile di guida. Perfetto, e quindi ci alleniamo. Da domani in poi, insomma... Sì, sono fuori solo di 5 kg, quindi... Allenamento a go-go per la gara del primo di marzo a Cremona. Esatto. Invece, Emilio, qual è il tuo prossimo appuntamento? Il mio prossimo appuntamento è un appuntamento molto importante, in quanto è previsto il campionato stock nella categoria YCF, sì, organizzato da Paolo Bandera, che è un grandissimo amico ed è un simpaticone da paura, che colgo l'occasione per salutarlo immensamente. E tutto questo progetto è sostenuto da Paolo Cristini, che insomma è quello che diciamo si sta occupando del lato tecnico, proprio l'organizzazione e tutto quanto. E quest'anno sarà tutto da scoprire. Ancora non si è fatto niente di che, diciamo è stato un po' una cosa a tavolino, ma è previsto un campionato con le pit bike pieno di sorprese, con tanti piloti affiatati, quindi due ruote. Data ancora incerta, sono ma ancora sicuramente... Sicuramente è solo da calendarizzare, sì, esatto, insomma, però è 2020. Sicuramente cominceranno a marzo, ma è da definire nello specifico. Lascio un po' anche un po' di suspense per quelli che Vabbè, mi seguono. Poi ti possono seguire, ovviamente. Possono seguire tutto sul mio canale, YouTube. Sì, sul mio canale YouTube, esatto. Perfetto, molto bene. Ragazzi, grazie per essere stati grazie con noi. Grazie a voi. Un grande in bocca al lupo da parte di Full Option, l'automobilista in diretta per la gara del primo di marzo a Cremona. È stato con noi Salvatore Enzo Fichera, pilota di go-kart Sasà 619. Grazie Salvatore Enzo e grazie ad Emilio Ciraudo, pilota e youtuber. Noi ci vediamo la prossima settimana. Sì, però stavo pensando, cosa ne dici se andassimo a fare un giro a Spotorno per San Valentino? Perché no? Qua perché 500, è carino, con la 500. Dare una 500. Vabbè, sì, dai, però che è carino San Valentino, quella cosina. 16 di...
febbraio. Il 16 febbraio, io e te siamo una coppia. San Valentino. Tanto siamo coppia oramai da un po' di tempo, televisivamente siamo parlando. Siamo coppia televisiva, ma ecco, il pubblico non sa mai. Grazie. Vladimiro Tellini. Clara Vercelli, alla grazie prossima ai nostri settimana. Ospiti, alla grazie. Prossima settimana. Ciao.